No, 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 no. I giardini che vengono abbandonati a se stessi, nessuno si preoccupa del giardinaggio, detto di, vedi, queste illuminazioni non vengono più accese perché i negozianti non hanno la capacità più di poter sopportare queste spese, che io ti porto dentro ai banchi, faccio vedere che ci saranno 10-12 banchi, tutto abbandonato, e loro con i vini tutto abbandonato, pure qui, tutti i vini sporchi, tutti i vini abbandonati. Guarda un po' che roba, hanno fatto pure le finestre, qui. Qui è degrado, no? Quindi pure chi lascia, ma dovrebbe lasciare pulire. No, questo funziona, questa è una tutta roba. Quelli qui hanno chiuso, non stanno facendo i lavori, guarda mi lasciano i banchi dentro 5 ore sotto le scale, dimmi se deve. Arriva. Che pulizia, guarda che igiene che c'è. Praticamente questa qui è stata data in affitto per 30 anni in gestione, però comunque c'è il comune alle spalle, la proprietà per 30 anni qui della parte commerciale c'era questa gestione, mentre invece noi proprietari dei box sotto ce l'abbiamo per 99 anni, pertanto siamo in condominio con questa situazione generale di degrado che si è creata e nello stesso tempo nessuno interviene. Abbiamo avuto un incontro presso il sesto municipio alcuni giorni fa dove il presidente, dottor Palmieri, si è riservato di valutare alcune nostre richieste ed eventualmente di darci una risposta. Noi siamo speranzosi, in attesa, sono anni che stiamo sollecitando a mezzo raccomandato e quant'altro. Quello che denunciamo è una situazione di abbandono, situazione di degrado, di rischio, che noi proprietari dei box siamo tenuti ad intervenire perché abbiamo avuto delle denunce, e dove c'è una certa latitanza da parte delle istituzioni. Aspettiamo, speranzosi, ma la situazione generale è che il quartiere è invivibile. Siamo uno dei primi quartieri di Roma a livello di densità demografica e purtroppo siamo lasciati a noi stessi, abbandonati a noi stessi. Questo è quello che noi diciamo, segnaliamo. I marciapiedi distaccati, marciapiedi di strade sporche, abbandonate a se stessi. Come parcheggiano per te? Stiamo lavorando per voi, per tutti. Escrementi di tutto di più, scarpe, c'è di tutto. E qui invece non avete segnalato ai vigili? Abbiamo segnalato a tutti, perché qui poi rischia acchiappano qualcuno. Sì, rimane un po' nascosto come angolo. Ci fanno i bisogni. Allora, noi a nostre spese, noi vogliamo mettere delle grade che evitino della mattina. Sanno assurda. Vedi, qua era stata pulita, quindi erano state scritte. Guarda, avevano pulito tutte le colonne. Malgrado che c'è l'aria sorvegliata, vedi, con tutte le... Qui hanno pulito, ma perché? Perché l'altra notte c'è stata più una... un mezzo incendio,
so se hanno dato fuoco a qualcosa. Questo ha preso fuoco col vetrone. Sì, ma questo è più di un anno che sta così. Però dico, ma anche su questo avete fatto segnalazioni al... all'AMA qui a via Policarpo, questo è due anni. Da quando c'ero 5? Sì, sì, sì. Quindi 10 cassonetti su via Laparelli e mai, cioè, sprecati su un pezzo di via Laparelli, sprecati veramente, perché mezzo la strada, cioè, abbiamo visti quelli pieni nell'altra via e questi vuoti. Guarda qua, guarda che abbandono, guarda, ma non è impasto, adesso sono anni che non si fanno più, non manco più il cancelletto, guarda qui. Io da lì ho visto uscire due topi, da là sotto, una sera con mia moglie. Guarda che c'è. Quanto tempo fa questo? È stato 10 giorni fa. Anche qui rami a terra, sì, alberi. Sporcizia, a parte il vento, ma qui premessa ci sono i bambini, asilo, sì, per sì. Cui. Erba da tagliare, ma tutta la situazione.